quest'anno le Bertoline erano tante come numero, 40. Abbiamo avuto anche due Bertoline senza lattosio e una Bertolina senza glutine. Abbiamo riscontrato nella giuria, con cui mi sono trovata molto bene, delle differenze proprio veramente profonde, sia nell'impasto, sia nell'utilizzo dell'uva, sia nella presentazione, perché ci siamo trovati davanti a torte tradizionali, poche per la verità, con la pasta di pane forse un paio, due o tre. Tutte le altre erano delle Bertoline un po' rivisitate. Bella la presentazione, nel senso che per essere torte casalinghe si sono impegnati molto. Il nostro peculiare, diciamo, dolce della tradizione, di famiglia, che la festa si è arricchita anche dalla partecipazione di tanti giovani, perché noi volevamo caratterizzare appunto questa festa con la partecipazione anche di eventi collaterali e soprattutto offrire una vetrina ai giovani nostri artigiani o comunque appassionati, perché questo territorio esca con la sua grande e importante capacità gastronomica. La partecipazione è stata numerosa, ieri sera abbiamo anche dovuto decretare il sold out perché ne avevamo fin troppi prenotati, e mi ha fatto piacere perché presentavamo tre formaggi del nostro territorio: il Salva Cremasco in assoluto, il Taleggio e la Pandinella, che è una tipica caciotta di Pandino, abbinate a tre composte del nostro territorio, quindi artigianali. Per cui cerchiamo di rispettare, non solo di far conoscere il territorio, ma anche di rispettare la stagionalità. Certo, noi ci stiamo lavorando, questo ci sta un po' logorando, diciamo così, però siamo anche contenti che la città sia sulla bocca di tutti e tanti turisti vengano ad apprezzare le nostre tante meraviglie, le nostre tante bellezze. La Bertolina d'Oro della 43esima edizione della Sala della Bertolina va a Milanesi Giovanni! Più che altro siamo in due e ci arrangiamo un pochino, non è proprio il mio genere, che facciamo assieme. La mia, una conoscente che ha vinto la prima volta, contentissimo, in voglia, sì, molto felice.